L'operazione ha portato in carcere 11 soggetti della cosca pesce, facente capo all'articolazione guidata dal pesce Marcello, latitante che abbiamo catturato nel dicembre del 2016. Gli elementi acquisiti nel corso dell'indagine hanno consentito di contestare l'appartenenza all'associazione mafiosa, ovvero alla 'ndrangheta operante a Rosarno, di diversi soggetti, contestare diverse intestazioni fittizie di beni, un traffico di sostanze stupefacenti e anche la concorrenza illecita con violenza e minaccia. Ma quel che più rileva di questa indagine, a parte la disarticolazione della rete di protezione del latitante Pesce Marcello, è l'organismo criminale imprenditoriale che lo stesso era riuscito a creare appunto dalla sua latitanza per il tramite anche del figlio Rocco, con il quale riusciva a gestire il comparto del trasporto degli agrumi di Rosarno su gomma in tutto il territorio nazionale. Sostanzialmente questa frangia della cosca pesce gestiva il settore del trasporto merci su conto terzi senza che altri potessero aspirare, desiderare a poter lavorare anch'essi in maniera regolare in questo settore. Potrei dire che i prodotti agrumicoli di Rosarno sono stati trasportati nei mercati d'Italia dalla flotta degli autocarri facenti capo a Pesce Marcello, flotta che è stata sequestrata, che verrà sequestrata in giornata, che è costituita da più di 40 autocarri facenti parte del patrimonio aziendale di 8 società con sede a Rosarno e anche nel resto dell'Italia, anche in Emilia Romagna, che sono state sottoposte pure a sequestro. Come tutti sappiamo, l'andrangheta opera osservando un principio in maniera molto rigida, che è quello del controllo del territorio. Il controllo del territorio presuppone la spartizione del territorio. Se un'azienda agricola ha sede in un'area in cui il controllo è esercitato da Marcello Pesce, è Marcello Pesce che deve provvedere a fare quei trasporti secondo le regole dell'andrangheta e non altri imprenditori, che pertanto sono esclusi dal mercato e pertanto sono destinati, se non alla rovina, ad attraversare difficoltà economiche e quindi a versare in stato di bisogno, proprio per le perdite che subiscono da questa concorrenza sleale, minacciosa e violenta che è esercitata dalle cosche di 'ndrangheta, in questo caso dalla cosca pesce. Anche nell'ambito della stessa cosca abbiamo rilevato delle frizioni, dei disaccordi che sono insorti nel caso di un trasporto di alcuni prodotti agrumicoli di un produttore che, la cui sede insisteva nell'area controllata da un'altra frange della cosca pesce, cioè quella facente capo a Vincenzo Pesce Upaccio. E i figli, quindi, uno dei quali è stato fermato questa notte, pretendevano che quel trasporto fosse eseguito, effettuato dai loro mezzi e non dai mezzi di altri soggetti, sia pure appartenenti alla cosca. Quindi rigida spartizione del territorio, rigidissimo controllo del territorio.